il vostro obiettivo? L'obiettivo è appunto creare queste stanze per poi essere valutati naturalmente dal professore, però cioè, questo progetto ha valore europeo, quindi non ci siamo solo noi. Per esempio, cioè, questo viene gestito in Italia da Firenze, da un professore che si chiama Andrea Benassi, che sta al ministero, cioè, un professore di Firenze. E ci ha dato anche delle lezioni su Edmondo, cioè su come usare Edmondo. Questo tipo di attività sono molto istruttive e simpatiche anche, però hanno uno scopo, cioè dovete essere tutti attivi e se vengono diviso in team è anche perché dovete abituarvi a lavorare in gruppo, quindi è molto importante la partecipazione attiva di tutti.